finanziamenti da parte per i siti a guadagnare il singolo e non il politico, che qui credo che moralmente non sia accettabile. Quindi è questo, colleghi dei 5 Stelle, che io non riesco francamente, che non riusciamo in tanti a capire per quale ragione voi dite delle cose a vantaggio di Grillo. Poi avete ragione, le start-up, i giovani, le banche, le grandi banche non finanziano, e questo è un problema. Neanche se portano la firma dei genitori finanziano l'iniziativa di una start-up, e avete ragione su queste cose. Evidentemente anche avete fatto un fondo, tanto di cappello, se queste in realtà hanno trovato degli spazi, perché altrimenti non si crea occupazione, non si crea lavoro. Ecco che allora anche queste cose sono giuste, dobbiamo dircele. Però, viva Dio, evitiamo di far guadagnare persone singole con la politica e più gli italiani con la politica giusta. Grazie. La ringrazio, deputato Ottobre. Deputato San Nicandro, prego. Egregia Presidente, egregi colleghi, io sono uno di quelli che si è irritato, come è stato detto dai colleghi del Movimento 5 Stelle, ma non per le ragioni per le quali a cui loro alludono, ma perché è una sovversione completa, come è stato anche ricordato da parte di qualcuno, per disonestà intellettuale, una sovversione completa del problema. Qua si parla di stipendi, retribuzioni, ferie. Cioè si dimentica completamente che noi non siamo lavoratori subordinati, siamo rappresentanti del popolo. È chiaro, siamo politici, diciamo così. Tant'è che la Costituzione tale ci qualifica. E voglio ricordare, visto che si parla di produttività anche, quindi con linguaggio aziendale, che la nostra Costituzione, all'articolo 62, dice che le Camere si riuniscono normalmente in via ordinaria 2 volte all'anno. Quindi è inconcepibile, è in contrasto con una concezione, come dire, produttivistica. 2 volte all'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni volta che c'è necessità di vedersi. Per cui mi sembrano sciocche, comunque strumentali, tutte quelle affermazioni che ci vogliono vedere impegnati qui dal lunedì al sabato. Noi dobbiamo venire qui quando serve. E non dobbiamo venire quando non serve, e spesso così accade, perché noi in una legislatura come questa abbiamo fatto circa 500 atti normativi che sono un'ira di Dio, quasi che l'Italia non è nata il 1861 ma è nata il 2013, come se non avessimo legislazione, come dire, su ogni materia. Ora, la nostra Costituzione prevede non una retribuzione, prevede una indennità sul presupposto che qualcuno abbia un mestiere e sul presupposto che qualcuno, quando entra qui dentro, deve essere immune da tentativi di corruzione, non deve essere subordinato a lobby, e la indennità di carica deve essere collegata a qualche cosa di obiettivo. Tant'è vero che c'è una norma che è stata sospesa, che considerando che siamo uno dei 3 poteri dello Stato, aggancia le nostre indennità e non retribuzioni, aggancia le nostre indennità ai giudici, primi presidenti della sezione di Cassazione, proprio perché siamo 3 poteri dello Stato e qui dovremmo essere da questo punto di vista anche equiparati. Quindi tutto sto ragionamento che qui si sta facendo, come se fossimo lavoratori subordinati dell'ultima categoria dei metalmeccanici o di altre categorie, perché, come giustamente un deputato qui una volta propose un disegno di legge, da 1 a 10, noi chi siamo? Se lo vogliamo mettere su questo piano, noi chi siamo da 1 a 10? È stato ritenuto a suo tempo che noi fossimo uno dei 3 poteri dello Stato e che in tale maniera ci dovesse rapportare la indennità. Ora, a me l'emendamento che abbiamo discusso, secondo il quale l'indennità di carica dovrebbe essere 5.000, euro lordi al netto, voglio fare una provocazione, ma senza un limite per i rimborsi, mi potrebbe anche andare bene, perché ripeto, senza un limite per i rimborsi, sempre per l'esercizio dell'attività parlamentare, significa che non c'è un limite. Io posso andare all'albergo a 4 stelle, devo andare all'albergo di 5 stelle, tanto non c'è un limite, è così per quanto riguarda i ristoranti. Ora, è evidente che si è scelta la strada della forfettizzazione, quindi a questo proposito, io voglio anche sfatare il mito della rendicontazione, perché la rendicontazione è quella che ha mandato sotto processo, normalmente ingiustificatamente, molti consiglieri regionali.
Io, come consigliere regionale e tutti i miei colleghi di una certa regione, non siamo passati attraverso questo calvario. Perché? Perché lì c'era la forfettizzazione, la quale è anche più economica. Si sapeva quant'era la distanza da casa mia fino al capoluogo di regione, la distanza dell'altro collega, dalla casa dell'altro collega fino al capoluogo di regione, si moltiplicava sui 20 giorni che presumibilmente si doveva partecipare all'attività del Consiglio regionale, e di conseguenza poteva accadere anche che andavi con un passaggio di qualche collega che ti accompagnava, come dire, al capoluogo di regione. Ma evidentemente che si fa una comparazione di valori, di interessi in questo caso. E in questa comparazione la Regione scelse la forfettizzazione. Così si è fatto qui per la nostra diaria. Sta storia di rendicondare. Perché io potrei rendicondare e superare tranquillamente, o raggiungere tranquillamente il tetto che qui è stato posto di 3.500 euro. Quindi qual è questa funzione, taumaturgica della rendicondazione? Quindi, ora, ripeto, anche perché dal collega Melina si è dimostrato che la rendicontazione poi alla fine, nella migliore delle ipotesi, porta alle stesse considerazioni, alle stesse somme che noi invece, spendiamo in modo forfettario. Un'ultima cosa e chiudo velocemente, prima e dopo. Egregi colleghi, come disse, lo voglio citare, l'onorevole Tabacci, in tempi non sospetti, già 2 anni fa, noi dobbiamo mettere fuori le dichiarazioni dei redditi di quando veniamo qua, non di quando stiamo qua, perché io ho fatto una breve rassegna, velocemente, mentre si stava parlando, di quelli che parlavano, e ho visto che qui è già entrata gente con 3.000 euro di reddito o con 0 euro di reddito e sta a 90.000 euro di reddito, di reddito. Questa è la verità, mentre c'è gente che guadagnava fior di quattrini che sta a reddito zero oggi. Quindi andiamo cauti con certe affermazioni, perché se lo mettiamo su questo piano credo che molti qui non potrebbero entrare. Grazie deputato. Allora, a questo punto è iscritto a parlare il deputato Capelli. Signora Presidente, grazie. Io cercherò con questo intervento di anticipare il mio intervento sul bilancio della Camera, perché ho trovato a volte stucchevole questo dibattito. L'onorevole Sanicandro ha anticipato alcuni dei concetti che volevo esprimere, ma soprattutto non vuole essere un intervento che vuole entrare in polemica con quanto detto da altri colleghi. Io credo che ci sia un presupposto di base che viene dimenticato e che non viene mai applicato o preso in considerazione. Allora, noi in un dibattito serio tra noi